Ok, ciao ragazzi. Allora, oggi come non mai io voglio essere molto chiaro con voi. Parto col dirvi che, a differenza del solito, non vi chiedo di lasciare un like, non vi chiedo di raggiungere o addirittura di superare una determinata cifra, ma semplicemente vi dico di sentirvi liberi di fare quello che volete fare. Se volete supportare il video con un bel pollicione in su, spolliciate. Se volete commentare, commentate con la consapevolezza che se doveste fare tutto questo, personalmente a me, voi fareste un regalone. Aggiungo anche per chi dovesse mai aver aperto questo video chiedendosi: oddio, ma è il suo ultimo video, sta chiudendo il canale? No, tranquilli, non c'entra niente. Voi ragazzi dovete sapere che io ho tante cose in questa testa. Con voi vorrei esternare tanto, vorrei poter condividere tutte le sensazioni che giornalmente vivo. Vorrei potermi aprire anche un po' di più, farvi sapere qualcosa della mia vita, del mio passato. Ma per quanto strano possa sembrarvi, sono una persona molto riservata. Quindi mi viene difficile condividere pubblicamente la mia vita privata. Tra l'altro, quello che vi andrò a dire oggi, avrei voluto dirvelo in un video un po' particolare, in un traguardo abbastanza elevato, se così vogliamo etichettarlo, nel senso che mi sarebbe piaciuto farlo a raggiungimento di, non so, 500.000 iscritti, mezzo milione, cifre comunque notevoli, cifre pazzesche che ognuno di noi, non dico sogna, ma quantomeno gli piacerebbe arrivare. Perché parliamoci chiaro, ragazzi, vedersi quel numero lì, 1 milione di persone, penso che sia una gratitudine immensa, perché in quello che fa ci mette il cuore. Tuttavia, io ho deciso di fare questo video qua oggi, perché da qua a 1 milione, ragazzi, possono succedere tante, tantissime cose, probabilmente non ci arriverò mai, chissà, ma non è neanche una tappa fissa che ho qua nel mio cervello. Semplicemente ho deciso di voler condividere con voi un'emozione molto forte che ho provato pochi giorni fa, un'emozione che ho provato tante volte, che probabilmente continuerò a provare sulla mia stessa pelle. E la causa di tutto questo, ragazzi, o più che causa sarebbe meglio dire il beneficio, siete voi. Perché se all'età di 7 anni mi avessero anche solo detto: guarda Nicola, un domani ti fermeranno per strada per fare una foto, per scambiare due chiacchiere, una stretta di mano, o fare anche solo un autografo, che poi per me, per come sono fatto io, per la mentalità che ho, ragazzi, l'autografo è un po' buffo, nel senso che io, ripeto, non mi sono mai sentito e non mi sento e non mi sentirò mai un personaggio famoso, tanto da dover fare un autografo. Beh, probabilmente all'epoca a quella persona le avrei detto: dai, ma vai a fanculo, non dire cazzate. Perché era impossibile, perché era immaginabile. Ebbene sì, ragazzi, voi dovete sapere che ogni volta che mi fermate, ogni volta magari che mi incontrate per strada, che mi riconoscete, non siete voi quelli in imbarazzo, ma sono io. Non siete voi ad essere agitati, sono io ad essere ancora più agitato di voi. Quello che sto cercando di dirvi è che tutto questo io non me lo sarei mai aspettato. Andare per strada e doversi necessariamente fermare sulle strisce perché un gruppo di persone si mette davanti per scambiare una foto, camminare liberamente per il centro della propria città, sentirsi toccare la spalla, girarsi e vedere dei ragazzi con un volto pieno, ricco di felicità, chiederti un autografo, sono tutte cose che lì per lì mi lasciano senza parole. E mi dispiace se magari delle volte ci sono dei momenti di silenzio, ragazzi, ma non è una cosa normale per me. E non sto dicendo, badate bene, che non lo faccia volentieri, assolutamente no. Sto semplicemente dicendo che non sono abituato io a fare degli autografi, non sono cresciuto in questo ambiente e quindi è ovvio che devo ancora metabolizzare il tutto. Domenica 27 io ero in un bar tranquillo, qualsiasi della mia città. E ho visto questa scena un po' che mi ha lasciato molto a pensare, che mi ha suscitato in me tantissime emozioni, tant'è vero che avevo anche quasi gli occhi lucidi, che non riuscivo praticamente a parlare, avevo un nodo alla gola come se qualcuno mi stesse strozzando. Perché vi giuro, ragazzi, che io ho visto questa macchina inchiodare, fare retromarcia, far scendere la persona che c'era sopra per ricevere un mio autografo. Beh, io penso che questo sia l'incoronamento di un sogno bellissimo che da 5 anni a questa parte sto vivendo con voi e per voi. Penso che sia un traguardo inestimabile che mai e poi mai avrei pensato di poter raggiungere, perché è vero, io di autografi magari ne ho fatti tanti a delle fiere, mi è capitato qualche volta di vedervi per strada, in giro, però ogni volta che mi capita, che mi ci trovo di fronte, che io stesso mi guardo e dico: ma che cazzo sono? E nell'attimo in cui sono lì a fare l'autografo, a fare la foto, mi guardo un attimo in giro, vedo le persone che dicono: oh, ma questo chi cazzo è? Bella domanda. E siccome io ho sempre cercato di avere un filtro molto pulito con le persone che dall'altra parte dello schermo mi guardano, mi stanno guardando e mi supportano tutti i giorni, mi sentivo davvero in bisogno di ringraziarvi uno a uno. Mi sentivo in bisogno di dirvi grazie, ma un grazie sincero. Grazie perché quello che mi state facendo vivere, ragazzi, è qualcosa di limitrofe alla realtà. È un po' surreale anche per me stesso, credetemi. E sono tutte cose che mi fanno estremamente piacere, che mi rendono fiero, orgoglioso di tutto quello che ogni giorno faccio per me, per voi, per il canale e per l'andamento di questa mia avventura qua su YouTube. Fortunatamente poi ho anche avuto l'occasione di risentire questo ragazzo che ho visto appunto domenica attraverso una chat su internet e giustamente ho voluto ringraziarlo tantissimo. Vedere il vostro entusiasmo, la vostra felicità, i vostri occhi, il vostro sorriso, ragazzi, quando magari metabolizzate che davanti sì, è proprio lui, quella persona che fa i video su YouTube. E lasciatemi dire che per un creator, per un ragazzo che semplicemente crea e condivide i propri contenuti audiovisivi su una piattaforma,
come in questo caso può essere YouTube, penso che sia la vittoria più bella che potesse mai ottenere. Perché con tutti i meriti del caso che si possano avere, ragazzi, lasciatemelo proprio dire, visto che poi nel mondo di oggi nessuno ti regala niente, io davvero mi sento grato, onorato ad essere arrivato qua con le mie gambe, con le mie braccia, con le mie uniche e sole forza di fronte ad un palcoscenico così ricco e così vasto. Mi sento fortunato perché al giorno d'oggi non è facile, perché non è una cosa da tutti, e mi sento fortunato laddove sono riuscito a condividere con più persone quella che è una mia passione, e magari di questa passione riuscire a farci anche un lavoro, riuscire a guadagnarci qualcosina. Bisogna essere schietti, bisogna essere anche un po' diretti, e questo è il messaggio che io da un paio di anni a questa parte vado portando. Non voglio essere seguito semplicemente come una persona brava a giocare ad un determinato gioco. Voglio essere seguito non tanto per il personaggio che, tra virgolette, diciamo, si fa apparire attraverso queste videocamere, quanto per la persona che effettivamente poi si è. Io vi faccio un esempio stupido, ragazzi. Quando mi capita di incontrare qualcuno di voi nelle chat di gioco di Rainbow Six, mi chiedete: dai, possiamo fare un gruppo, ci piacerebbe giocare con te, come facciamo? Però che siamo in 5. Ah no, tranquillo, esce lui. No, no, esci te. No, non deve uscire nessuno. Nessuno deve uscire, perché io, ragazzi, c'ho un canale YouTube con quasi 250.000 persone fantastiche che mi seguono. Nessuno, nessuno deve pensare che quella persona, semplicemente perché c'ha delle cifre esorbitanti, che cazzo ne so, 1 milione di follower su Instagram, 3 milioni su Twitter, per dire, è più importante di un'altra. Puttanate atomiche. L'importanza di una persona, ragazzi, non deve mai essere basata sul seguito che quest'ultima ha su un social network. E se siete in un team da 5, rimanete voi 5. E se ci sarà modo, e se ci sarà poi un posto, subentrerò io. Ma non deve uscire nessuno per far giocare me, perché fondamentalmente io non sono nessuno se non un ragazzo normalissimo come tutti voi, che ha avuto la brillante idea un giorno di alzarsi e di dire: ma aspetta un attimo, voglio condividere questa mia mob sul canale. È tutto qua, niente più e niente meno. E questi ragionamenti non li sto facendo adesso così perché mi sono svegliato strano stamattina, a parte che poi mi sveglio sempre strano io, ma li farò sempre indipendentemente dalle cifre che ho oggi, che avrò domani e che probabilmente avrò tra 5 anni. Nella vita bisogna essere umili, sempre, e bisogna anche essere riconoscenti che se si è arrivati fino a dove si è arrivati, sì, è vero, è anche merito proprio di sacrificio, di creatività, di buona volontà, ma anche e soprattutto di quelle persone che hanno deciso di seguirti, di sostenerti, di supportarti, semplicemente di starti accanto. E quindi io oggi più che mai vi sto parlando un po' così con il cuore in mano per dirvi che siamo tutti uguali, ragazzi. Non esistono distinzioni, non c'è quello più o meno importante. Vi sto anche dicendo grazie, ma un grazie davvero che viene dal profondo del cuore, ragazzi, per quelle emozioni uniche che solo YouTube e solo voi riuscite a farmi provare. Perché ripeto, per me il fatto di fermarmi per strada e fare un autografo, penso che sia un'emozione quasi mortale. Mi vengono dei brividi sulla pelle, raga, che 2 secondi in più ci lascio le penne. Cioè, ma sono serio. Non immaginate neanche che felicità mi trasmettete voi con il vostro affetto, con il vostro calore, il vostro sostegno. Qualcosa di unico. E quindi adesso io non so quanto verrà lungo questo video, non so neanche sinceramente se ho fatto un discorso serio, sensato, filato. Non so se ho mantenuto un filo logico, perché ripeto, qua, ragazzi, mi bollono tantissime cose per la testa. Vorrei potervi dire tanto, ma c'ho un casino, e se riesco a fare 1 più 1 è già tanto. Quindi mi trovo anche un attimino in difficoltà e devo cercare di riorganizzare un po' tutto. Però a maggior ragione dopo quello che ho vissuto domenica, e poi si tratta di pochi giorni fa neanche, e mi sono detto: no, devo farci un video, voglio ringraziarli per l'ennesima volta, perché vi meritate di essere ringraziati, vi meritate la massima stima da parte mia, il massimo riconoscimento di tutto quello che fate ogni singolo giorno per me e con me. E quindi niente, ragazzi, questo è quanto. Spero che abbiate apprezzato un po' questa mia condivisione anche nei vostri confronti. Soprattutto spero, magari, chi lo sa, in questi giorni di incontrare qualcuno di voi per scambiare 2 chiacchiere, perché io ho sempre dato la massima disponibilità, non ho mai rifiutato niente, non ho mai detto di no a nessuno, mai. Anche perché, a dirla tutta, sono il primo io stesso a voler scambiare 2 chiacchiere con tutti quanti voi. Io vi do come sempre l'appuntamento a domani, sempre qui sul mio canale, per un nuovo video. Dal vostro Esector è tutto, raga, un salutone, un abbraccione, ciao campioni.